Ciao a tutti, questo video sarà estremamente informale e casereccio, avevo semplicemente voglia di fare due chiacchiere. Negli ultimi giorni ho pensato tanto alla vita in generale e in particolare al rapporto fra realtà e lettura. In particolare ho pensato e riflettuto molto sul genere fantasy. Infatti alcuni scrittori quando scrivevano storie fantastiche, quindi immaginarie, si inventavano delle storie, dei popoli, delle magie, venivano criticati per questo, per creare un mondo, diciamo, immaginario in cui le persone potessero appunto evadere dalla realtà e non affrontare quindi i problemi che li circondavano. Ed è ciò che secondo me molti autori di oggi fanno, ovvero quello di creare un mondo in cui le persone si possano rifugiare, scappare quindi dalla realtà, perché spesso le persone vivono comunque delle situazioni magari difficili, che siano al lavoro o in famiglia. Effettivamente in questo modo non si affrontano realmente i problemi, però trovo molto difficile fuggire completamente dalla realtà, dimenticandosi veramente di tutto quello che ci circonda. Penso che sia più un modo per tranquillizzarci e sedare, diciamo, i nostri dolori, le nostre preoccupazioni. Ciò che manca secondo me a molti fantasy di oggi è la connessione con la realtà, perché anche se viene creato comunque un mondo fantastico, immaginario, con persone o creature del tutto inventate, secondo me ci deve comunque essere una chiave, diciamo, all'interno della storia che ci permetta di collegarci alla realtà, o almeno è quello che io vorrei trovare comunque in un libro fantasy. Mi piace sì l'idea di vivere in un mondo, diciamo, immaginario e dimenticarmi completamente di tutto quello che succede qua, perché a volte è difficile comunque vivere in questo mondo. Ci sono tante cose brutte che accadono, a volte anche senza un motivo. Sono convinta che ognuno ha un modo proprio di reagire ai problemi e di affrontare le difficoltà. Quindi se all'inizio per una persona è più facile, diciamo, fuggire, evadere dalla realtà leggendo, immergendosi comunque in un mondo fittizio che non ha niente a che fare con il presente, magari semplicemente per affrontare inizialmente quello scoglio, semplicemente per tranquillizzarsi, per cercare di riflettere, di mettere in ordine le proprie idee, secondo me va bene. Ci sono dei bei fantasy che hanno questa caratteristica, come ad esempio Il Signore degli Anelli, ma anche Mistborn. Semplicemente trovo che questa cosa sia sempre meno frequente nei libri di oggi. Parlando in generale e non di libri fantasy nello specifico, quello che io mi aspetto da un libro non è semplicemente una storia. Io mi aspetto un'avventura, mi aspetto di vivere un'esperienza, che sia vivere in un mondo fantastico, in un'epoca passata o semplicemente nel presente. Io da un libro mi aspetto che mi trasmetta qualche cosa, che sia un'emozione, un pensiero, una riflessione. Mi aspetto comunque che mi comunichi qualche cosa, non che mi racconti semplicemente una storia. Questo è forse uno dei motivi per cui i libri di Banana Yoshimoto mi piacciono così tanto, perché essenzialmente non raccontano quasi niente, hanno sempre una trama veramente molto semplice, molto lineare, non succede chissà che cosa, ma va molto a fondo nelle emozioni, nei pensieri dei personaggi. E anche se magari non mi trovo d'accordo con un certo pensiero dell'autrice, mi fa comunque riflettere e vedere le cose in maniera differente. E forse questo è il motivo per cui molti fantasy di oggi, diciamo, li trovo abbastanza superficiali, perché si limitano semplicemente a raccontare una storia inventata. E non c'è niente di male, per carità, è semplicemente un mio pensiero, mi sono talmente soffermata a pensarci in questi giorni che volevo semplicemente rapportarmi con voi, sapere magari che cosa ne pensate voi al riguardo, perché comunque non tutti pensiamo nello stesso modo e soprattutto non tutti vediamo la lettura allo stesso modo. Va benissimo voler leggere una storia appunto fantastica semplicemente per pensare ad altro e non pensare ai problemi di oggi o
al contrario, magari leggere qualcosa di più impegnativo, più profondo, appunto per riflettere, perché magari nella vita di tutti i giorni, appunto, si è molto superficiali e non si riflette abbastanza sulla vita. Ognuno cerca qualcosa di diverso nella lettura, la vede in maniera differente. Ci sono poi libri che arrivano in maniera diversa a seconda di chi li legge, perché magari prendono in esame alcune situazioni o alcuni pensieri che non sono affini a tutti quanti. Per questo una persona magari può adorare un libro perché si rivede o sente quella situazione vicino alla sua, un'altra persona invece no, perché appunto non ha questo legame. Ed è per questo che io essenzialmente tendo a non fidarmi delle recensioni di altre persone, perché io appunto indago molto il lato, diciamo, emotivo e sentimentale. Quindi una cosa che può piacere a me giustamente può non piacere a qualcun altro, perché quel qualcun altro non è me, non legge con i miei stessi occhi, pensando le cose che penso io e magari vedendo le cose che vedo io, e magari è un ragionamento un pochettino strano, però io la vedo in questo modo. Ed è una cosa secondo me strapositiva, perché è bello che più persone vedano in maniera differente lo stesso libro, le stesse parole. È una delle cose più belle secondo me della lettura. E niente, questa era una carrellata dei miei pensieri degli ultimi giorni. So di non aver detto niente di illuminante o di sconvolgente, però ci tenevo a condividere questi miei pensieri con voi, perché sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate invece voi. Ci vediamo settimana prossima con tanti nuovi video. Ciao!